Da oggi le telecamere di Primo Canale sulle spiagge di tutta la nostra Liguria per scoprire che estate 2023 stanno vivendo sia i residenti che i turisti presenti nella nostra regione. Ad Arenzano troviamo bella abbronzata anche Elena che arriva dall'Ucraina, quindi un momento particolare, tutto quello che ovviamente state vivendo, però questo è anche un momento forse per staccare un po' giusto la spina, per venire un po' a rilassarsi. Liguria è bella, Arenzano mi piace tanto. Io vivo un anno adesso dopo della guerra, sì, siamo arrivati e Italia è numero uno per me. Senti, vedo che qui sei un po' con tutta la famiglia, con i bambini, sì, con la sorella. Con i bambini, con i nostri amici sono arrivati dall'Ucraina, loro fanno campo a Napoli, adesso loro hanno 3 giorni di riposo. Senti, sì. Una battuta, ti manca tanto la tua terra, ovvio. Sì. Adesso sì. È impossibile. Impossibile. Una parte di Ucraina non possibile per vivere, sì, ma questa parte vicino all'Unione Europea vivono, lavorano, situazione, sì, vogliamo andare a casa perché a casa è come a casa. Certo. Sì. Ce l'hai sempre nel cuore? Sì. Sì, ma Italia adesso, i miei bambini giocano a Genova, calcio, e italiani sono bravi, grazie mille per tutto quello che stanno facendo, per aiuto, per l'Ucraina, sì, per tutto. Elena, tanti auguri davvero di cuore e buona estate. A voi, grazie mille. Continua il nostro viaggio alla scoperta di quest'estate 2023 sulle nostre spiagge. Qui siamo a Pelli, di fronte proprio all'Hotel Mediterraneo, un luogo storico. Incontriamo un po' di mamme con i loro meravigliosi bambini. Abbiamo la liberatoria, ce l'hanno data loro. Che estate state vivendo? Ma bella, si sta bene. È una bella stagione, i bambini si divertono un po' in piscina, un po' a giocare con i sassi. Senti, in tanti si chiedono spiaggia privata, spiaggia libera. In questo caso ovviamente voi scegliete questa perché ovviamente i bambini e quant'altro. Perché è anche comoda, noi è un po' pratica, perché è comoda vicino a casa e quindi avendo la cabina possiamo lasciare tutto qua e non dover fare avanti e indietro, essendo i bambini comunque piccoli. State divertendo? Sì. Eh? Sì. Quante volte hai fatto il bagno oggi? Oggi una. Abbiamo giocato in piscina a fare i tuffi, abbiamo fatto qualche verticale noi. Senti, ma lo sapete che non bisogna fare mai il bagno dopo che si mangia? Sì, perché sennò rischi di vomitare. La Liguria in tanti la stanno scegliendo, che cos'ha di così particolare secondo te, anche se tu giustamente giochi in casa? Sì, io gioco in casa, è bella perché secondo me c'è la possibilità del mare in qualsiasi zona della Liguria ed è bella anche perché comunque c'è questa varietà mare e montagne alle spalle che offre tanto per un turista. 10 minuti, insomma, montagna e mare. Esatto, noi abbiamo dietro Punta Martina, 1000 metri, abbiamo il mare davanti a casa. Bene, poi sentiamo ancora l'ultima che qui si imbosca per non farsi vedere, ma l'abbiamo trovata. Che estate è per te? Beh, un'estate serena, insomma, con i bimbi, si divertono, passano un po' di tempo insieme, e ci si stacca un po' dalla routine e si sta comunque all'aperto, quindi evitando. Mi sembra di capire che questi siano luoghi che poi ci si veniva quando eri piccola come loro. Certo, sono poi diciamo giri che si rivivono sotto altre vesti. Estate 2023, che tipo di estate è per lei? Un'estate rilassante, dopo un bel anno passato a lavorare, ci si rilassa qua al mare, tranquilli, bel tempo, bella compagnia, con la famiglia, via. C'è subito un po' di polemica, i prezzi si sono alzati da tutte le parti, insomma, bisogna anche prendere in considerazione questo, ma voi mi sembra di capire che siete degli affezionati. Sì, sono anni che veniamo qua, per cui, insomma, non abbiamo forse visto neanche quello. È ovvio che è palese la risposta, privata o libera? Beh, privata, qua ci sono tutte le persone che conosciamo, abbiamo il nostro posto, veniamo qua tranquilli. Magari per i giovani, giustamente, che magari hanno un po' meno di disponibilità. Ah beh sì, quello può essere un problema effettivamente, però insomma. Buon'estate! Grazie! Andiamo avanti, signora abbronzatissima, beata lei!
Sono mesi, mesi che sono al mare, quindi... Non lo dica così che ci fa un'invidia. Ma sono una turista per sempre pagata dall'INPS, quindi è chiaro che il sole è... Lei ha vinto un terno all'otto. Parliamo un po' di quest'estate, rispetto anche al 2020, dopo tutto quello che è successo. I prezzi, è vero, sono saliti, c'è poco da fare. Sono saliti nell'ambito della ristorazione, sono saliti nell'ambito della spesa normale, quotidiana, la frutta, tutto è aumentato. Il quotidiano è aumentato, c'è poco da fare. Poi per carità, è chiaro che vabbè, cerchiamo di farci star dentro tutto quello che sono le nostre vacanze. Siamo dei fortunati. A che ora si butta in acqua? Io no, veramente mi butto in acqua molto tardi perché mi alzo presto, verso le 6:30, 7, che lei va a correre. Io vado al bagno, poi ritorno a letto e ci vediamo verso le 11. Abbiamo bisogno di sole, facciamo i nostri belli bagagli di ricordi soleggiati per poi riaprirli durante l'inverno. Da dove viene, signora? Io sono di Milano, però abito in Francia da 15 anni. Quest'estate è abbastanza bella perché abbiamo finalmente ritrovato tutti gli amici dopo l'anno scolastico e è comunque bello ritornare qua, vedere tutti gli amici. Insomma. E anche per te ti porterai poi dietro questa emozione quando ritornerai poi a casa? Sì, 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 ma come tutti gli altri anni, ritorno un po' come quando ti abbronzi in estate, ritorno un po' e restano qua e... souvenir, come si dice in Francia. Fisicato, abbronzato, e qui lei è il playboy di turno. Ma no, playboy di una volta forse, ormai ho raggiunto i miei 65, quindi sono bello tranquillo. Ci vorremmo arrivare tutti. Senta, l'estate in Liguria è tradizionale, ma se volessimo insomma trovare, su che cosa si potrebbe migliorare? Ma credo che qui, dal punto di vista insomma di quello che offre anche il territorio, direi che l'offerta è molto ampia, quindi migliorare dipende, forse bisogna andare magari un po' in quelle che sono le attitudini di voi liguri, insomma, che a volte magari siete un po' restii ad accettare troppi turisti. Per il resto no, direi che comunque il territorio offre molto, anche a Renzano per esempio ha molte attività che vengono svolte durante questo periodo, soprattutto ad agosto, quindi funziona tutto abbastanza bene, siamo contenti. Ecco. Tante cose, buona estate, chiudiamo con la signora anche lei, bella abbronzata. Io sono la moglie del playboy. Allora ho fatto una gaffa. No. È bello sapere che è il proprio marito è un bell'uomo, spero, no? Senta, parliamo un po' di quest'estate anche per lei, da dove arrivate? Da Milano. Per noi è il primo anno che facciamo le vacanze, diciamo, stanziali in Liguria. Vabbè, ovviamente conoscevamo la Liguria, siamo qui perché ci sono appunto dei nostri amici, i nostri parenti. Generalmente d'estate preferivamo andare all'estero, ma quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Liguria che è stata scelta da tantissime persone, secondo lei quale può essere il segreto, al di là di quello che giustamente diceva suo marito, che ogni tanto la torta di riso finisce? Beh, nel nostro caso sicuramente la vicinanza, perché noi, vabbè, adesso stiamo facendo delle vacanze lunghe, ma in realtà abbiamo affittato la casa per tutta l'estate, per cui da Milano un paio d'ore, al massimo non c'è traffico. Ci siamo, quindi per noi la chiave è stata questa.